Ciao e ben ritrovati al nostro video WhatsApp settimanale. Siamo finalmente rientrati in Italia dopo la lunghissima settimana della GDC. Ricorderete, uno degli annunci più importanti emersi alla GDC è stato il nuovo visore di Sony, Project Morpheus, e oggi apriamo questa carrellata di notizie con Oculus Rift. Potremmo dire il rivale del progetto di Sony. Perché la notizia riguarda l'acquisizione di Oculus VR, l'azienda che produce Oculus Rift, da parte di Facebook. Insomma, Zuckerberg si è comprato Oculus. La notizia non è stata accolta benissimo da tutti. Ad esempio, Notch, lo sviluppatore di Minecraft, ha annunciato che dopo l'acquisizione di Oculus da parte di Facebook ha cancellato il progetto di portare Minecraft sul visore per la realtà virtuale. Altri invece hanno accolto bene la notizia dicendo che finalmente ci saranno dei soldi veri in questo progetto e potrà crescere sempre di più e diventare qualcosa di davvero importante. La cifra investita da parte di Facebook è davvero impressionante, parliamo di 2 miliardi di dollari, quindi sicuramente i soldi non mancheranno. Resta da vedere se effettivamente il visore continuerà ad essere un prodotto orientato al gaming o se diventerà qualcos'altro. Noi naturalmente speriamo che avvenga la prima ipotesi, però restiamo a vedere. Passiamo a Infamous Second Son, perché pare proprio che il titolo sia un vero successo. Dal momento del lancio del gioco, infatti, le vendite di PlayStation 4 sono cresciute del 106%, quindi parliamo di un raddoppio nelle vendite, un dato davvero molto interessante, in quanto la critica è abbastanza concorde nel non ritenere Infamous Second Son una killer app per PlayStation 4, ma a quanto pare il pubblico la pensa diversamente, tanto da premiare la console con dei dati record di vendita. Naturalmente si tratta di un raddoppio avvenuto nella settimana del lancio del gioco, quindi ci aspettiamo che i dati di vendita ritornino alla normalità nelle prossime settimane. Comunque è sicuramente qualcosa di molto interessante e un segno che effettivamente le nuove console hanno bisogno di tante esclusive per potersi finalmente imporre sul mercato. Passiamo al fronte Microsoft e parliamo di una notizia che è giunta dalla bocca di Phil Spencer, quindi parliamo di qualcosa di ufficiale. Ebbene, pare che sia in lavorazione su Xbox One un titolo esclusivo che sarà realizzato da un importante studio giapponese. Al momento non è stato detto quale sia lo studio, che genere sia il gioco in arrivo, insomma, non si sa molto, ma è ufficiale che c'è un gioco importante in lavorazione. E crediamo che sia una mossa furba da parte di Microsoft, perché ricordiamo, la console arriverà anche in Giappone a partire dal prossimo settembre. Quindi i giapponesi si troveranno presumibilmente al lancio un gioco che è sulle loro corde, diciamo. Non sappiamo, dicevamo, quale sia lo studio di sviluppo, ma possiamo fare delle ipotesi. Crediamo infatti che il titolo sia in sviluppo presso Platinum Games, che al momento sta lavorando su Bayonetta 2 esclusiva per Nintendo Wii U. Non ci resta che attendere, probabilmente le prime informazioni giungeranno in prossimità del Tokyo Game Show, quindi restiamo in attesa. La settimana scorsa vi abbiamo parlato dell'importante annuncio di Assassin's Creed Unity, nuovo capitolo della saga Assassin's Creed in arrivo entro la fine dell'anno sulle console next gen e su PC. Sarà un gioco ambientato durante la rivoluzione francese, ma a quanto pare la macchina dei rumor dopo questo annuncio si è subito rimessa in moto parlando di un altro Assassin's Creed, anch'esso in arrivo quest'anno. Il titolo sarebbe Assassin's Creed Comet e questo è un gioco, attenzione, per le console old gen. Quindi parliamo per PlayStation 3 e Xbox 360, nessuna notizia in merito ad altre versioni al momento. Che cos'è Assassin's Creed Comet? Assassin's Creed Comet è un gioco ambientato ai tempi di Assassin's Creed 4, si parla del 1758, quindi comunque restiamo intorno all'epoca raccontata nel quarto episodio della serie, e ambientato nelle coste nordamericane del nord. Quindi, insomma, passiamo dall'ambientazione caraibica a un'ambientazione più vicina a quella di Assassin's Creed 3, se vogliamo. Non si sa nulla su questo gioco, si sa che ci sarà un protagonista il cui nome è Shay e che dovrebbero tornare le battaglie navali. E inoltre si dice che potrebbe esserci un cameo di Edward Kenway e di Adewale
i personaggi di Assassin's Creed 4. Al momento nulla di confermato, però riusciamo a scorgere un fondo di verità, quindi aspettiamo conferme o smentite da parte di Ubisoft. La scorsa settimana alla GDC abbiamo avuto l'opportunità di vedere con i nostri occhi le prime sequenze di gameplay di Batman Arkham Knight, titolo in arrivo sulle console next gen e su PC entro la fine dell'anno. Il gioco è davvero impressionante, quantomeno da un punto di vista grafico. Abbiamo notato delle cose davvero molto belle e c'è un'anteprima dettagliatissima oltre ad un video che trovate su Spazio Games. Le notizie emerse dalla GDC riguardano la dimensione di questo gioco, in quanto gli sviluppatori hanno chiaramente parlato di una mappa 20 volte più grande rispetto a quella vista in Batman Arkham Asylum, quindi una dimensione di Gotham City davvero molto impressionante. Inoltre si è parlato della Batmobile. La Batmobile è la grande novità presente in Arkham Knight e pare proprio che il suo arrivo sia stato reso possibile soltanto dalla potenza della Next Gen, che ha permesso una fluidità di passaggio dalle sezioni di guida alle sezioni a piedi, a quelle in aria e poi di nuovo le sezioni di guida, praticamente senza nessun caricamento. La cosa, lo diciamo, lo abbiamo visto con i nostri occhi, è davvero molto impressionante, quindi vi consigliamo di tenere d'occhio questo titolo. Un'altra importante notizia emersa questa settimana, ancora classificabile come rumor, ma comunque pronunciata da un executive di PlayStation, in particolare dal direttore turco di PlayStation, riguarda The Last of Us. Sembra proprio che il gioco arriverà nel corso dell'estate su PlayStation 4, quindi parliamo di un porting per PlayStation 4 di questo indimenticabile classico dello scorso anno. Il gioco è stato apprezzatissimo, lo sappiamo, ha vinto un sacco di premi, ha vinto anche il premio come miglior titolo dell'anno secondo Spazio Games, quindi crediamo che quella di Sony sia una mossa davvero furba. Speriamo soltanto che la conversione si riveli all'altezza delle aspettative. Bene, abbiamo concluso con la carrellata di notizie. Avrete certamente notato che questa settimana abbiamo dato più spazio alle news rispetto ai precedenti WhatsApp, perché abbiamo letto i vostri commenti, abbiamo letto i vostri feedback sia su Spazio Games che su YouTube e abbiamo deciso appunto di occuparci d'ora in poi di notizie, principalmente di notizie. Però vi ricordo rapidamente anche le recensioni che trovate questa settimana su Spazio Games. E in particolare apriamo con Diablo 3 Reaper of Souls, la nuova espansione di Diablo 3, che si è rivelata davvero molto interessante. Alza il level cap, migliora tante cose, introduce la patch 2.0 che risolve tanti dei problemi che si erano creati con questa serie. E poi ancora la recensione di Atelier Esca Elogi, nuovo titolo JRPG abbastanza di nicchia e caratterizzato da un sistema alchemico abbastanza complesso. Sicuramente uno dei migliori della serie. Inoltre non perdetevi la recensione di Professor Layton vs Ace Attorney, titolo che mescola l'universo di Professor Layton con quello di Phoenix Wright e il risultato è davvero eccellente. E infine sul fronte delle anteprime non perdetevi la lunga preview che vi abbiamo già segnalato di Batman Arkham Knight. Bene, abbiamo concluso l'appuntamento con il nuovo WhatsApp come sempre fra 7 giorni.